Ho scritto questo libro che si chiama WWWorkers, i nuovi lavoratori della rete, lo scorso anno, è uscito nel marzo del 2011, quindi pochi mesi fa, per Gruppo 24 Ore. È uscito dopo una trasmissione radiofonica che è nata con Luca Tremolada al venerdì, la trasmissione si chiama Nova Lab, e al venerdì ha ospitato le storie di chi decideva di lasciare il posto fisso e si metteva in proprio utilizzando le nuove tecnologie. La trasmissione è andata avanti per tutto il 2010 e lo stesso Luca Tremolata, che è un giornalista di Nova 24 del Sole 24 Ore, diceva: chissà, ma magari qualcuno ci scriverà, ci telefonerà. Noi avevamo lasciato la linea libera, come un po' si usa nelle trasmissioni di Radio 24, la zanzara in testa e poi tutte le altre piccole trasmissioni che ci sono nel palinsesto di Radio 24. In realtà abbiamo ricevuto moltissime telefonate, segno che nonostante il periodo di crisi in cui già dallo scorso anno siamo avvolti, in realtà molti decidevano di lasciare il posto fisso e di mettersi in proprio utilizzando il web e le nuove tecnologie, le storie più varie. Io oggi vi vorrei presentare alcune di queste storie e poi dialogare con voi e con gli ospiti per capire un po' anche, poi gli ospiti hanno scelto anche di diventare lavoratori della rete e poi c'è chi studia la rete da un punto di vista comunicazionale, però è poi anche come ambito di lavoro, nel senso che la rete credo che moltissimo in questi mesi si sia trasformata come luogo anche di commercio elettronico e non solo. Ecco, i lavoratori della rete che racconto nel libro sono persone che hanno lasciato il posto fisso e hanno aperto delle nuove botteghe digitali, partendo anche da lavori tradizionali. C'è chi magari faceva davvero il falegname, c'è chi magari ha aperto, ho visto le lavatrici qui e ho pensato a Franco Zullo che lavorava in una multinazionale. L'azienda è la 3 Italia, quindi la telefonia mobile H3G. Faceva il marketing manager di H3G, per 13 anni ha lavorato in 3. Lo scorso anno ha deciso di lasciare questo posto fisso e ha aperto un negozio online che si chiama Lavonline ed è una lavanderia che svolge un servizio a domicilio sul territorio di Milano, ma ha già aperto una sede su Roma e quindi l'attenzione, il prodotto al servizio, però in realtà si è messo in proprio per fare questo passaggio. Questa è una delle tante storie che mi è venuta in mente guardando le magnifiche lavatrici di PN Box. Io ora passerei la parola a Sergio e poi magari facciamo una chiacchierata su questo. Sì, io ho scoperto in questa occasione di essere un Eh WWworker, sì. nel senso che io ormai sono, quanti anni? Quasi 10. Anch'io ho lasciato un posto fisso, classico posto fisso in ambito editoriale, e sono un privilegiato, nel senso che io vivo a Pordenone, che insomma non è Milano da tanti punti di vista, però posso lavorare con il resto d'Italia con grande facilità, e da questo punto di vista vivo la dimensione a misura d'uomo, ma posso continuare a lavorare con il resto d'Italia, dei clienti con cui ho a che fare. Cosa ti racconto? Che cosa ne penso di fare il WWworkers? No, io ti chiedo una cosa. Un aspetto dei WWworkers è che ricalibrano il loro orologio biologico, la loro vita quotidiana, cioè non devono più timbrare un cartellino alla mattina e a sera e non devono lasciare magari i figli alla babysitter. Poi però ti chiedo anche se da WWworker ogni tanto li devi lasciare i figli alla babysitter. Però in qualche modo non c'è più il vincolo dell'orario in ufficio. Si lavora a casa spesso, magari si lavora in una realtà di coworking, quindi in una realtà differente, in una realtà allargata. Sono cambiati i tuoi orari da lavoratore della rete? Sì, sono cambiati. Adesso lavoro 20 ore al giorno circa. Sì. E tra l'altro non ho, una delle cose che consigliano a chi lavora in proprio e magari ha lo studio in casa è di avere una porta che a un certo punto si deve poter chiudere. Io nel mio studio non ho una porta, quindi non si chiude proprio. Sono a diretto contatto con la casa, con l'abitazione. Però si può fare, insomma. Credo che questo lui lo descriva molto bene nel libro, per cui non si lavora di meno, di sicuro no. Si lavora più delle volte di più, però si lavora meglio, in modo più vicino ai propri ritmi biologici. Questo sicuramente lo posso confermare. E si scopre il valore della disciplina, soprattutto, che è una cosa che finché uno non è pieno fin qua e non sa come uscirne, non impara fino in fondo. Non che in ambito di lavoro dipendente non ci sia la disciplina, anzi, però non è la stessa cosa. Si può contare solo sulle proprie forze, a volte si fanno i passi più lunghi della gamba e si impara a starci dentro e a non concedersi troppe distrazioni.